Grintosa come un aglio e olio, cremosa come una cacio e pepe. La carrettiera è la ricetta salva cena più buona che c'è. Spaghetti, prezzemolo, peperoncino, aglio, olio e pecorino. Sei tutto in dispensa, cominciamo! La carrettiera è una ricetta velocissima che si prepara esattamente nel tempo di cottura degli spaghetti. Quindi l'acqua bolle, la salo e posso buttare la pasta. E mentre cuoce posso occuparmi degli altri ingredienti, pochi ma di ottima qualità. Trito il prezzemolo. Per mantenere il sapore fresco del prezzemolo e non ossidare troppo le foglie, evito di passare troppe volte con la lama, quindi in questo caso evita la mezzaluna anche se ti sembra comoda. Passo il peperoncino. Come vedi sto tenendo anche i semi, tu se preferisci una minor piccantezza puoi anche eliminarne una parte. È il turno del pecorino, lo grattugio. La pasta alla carrettiera deve il suo nome al fatto che i carrettieri siciliani usavano portarsi dietro gli ingredienti per prepararla durante i loro spostamenti, ingredienti che come puoi vedere erano molto facili da trasportare e poco deperibili come l'aglio, il formaggio stagionato e il peperoncino. Il prezzemolo no, quello si sarebbe sciupato, non credo ci fosse nella ricetta originale. Andiamo in ciotola. Un bel giro d'olio. Poi aglio che vado a privare dell'anima, in questo modo risulterà più digeribile, visto che lo utilizziamo a crudo. Schiaccio utilizzando uno spremi aglio, ovviamente in alternativa puoi anche tritarlo finemente con il coltello. Aggiungo il peperoncino, una salatina, senza esagerare perché il pecorino è già molto sapido, poi emulsiono con una forchetta e controlliamo la pasta. Perfetta, è al dente. La scolo direttamente in ciotola. Una prima mescolata, ed è già un buon aglio, olio e peperoncino. Posso aggiungere il pecorino. Acqua di cottura. Ed è il momento di mescolare energicamente per sciogliere il formaggio e creare quella cremina irresistibile che ci piace tanto. Completiamo con il prezzemolo, un'ultima mescolata e sono pronta per impiattare. Esistono diverse versioni più moderne di questo piatto, con funghi, con tonno, con pomodori pelati, con la ricotta salata al posto del pecorino, ma per me questa carrettiera è semplicemente perfetta. Spero che questa ricetta ti sia piaciuta. Se la provi a casa, mandami commenti e foto sui nostri social. Buon appetito!